assistente capo Mauro Colasanti, la qualifica è lunghissima, me l'ha detto prima ma io tutto quanto intero non me lo ricordo. Basta anche il nome, Mauro. Allora, nella fattispecie abbiamo qui davanti a noi un'apparecchiatura che ci permette di interagire con una banca centrale che abbiamo per le interrogazioni sulle impronte digitali, diciamo. Qui si parla proprio di identificazione di una persona. Allora, lo stesso commento che ho fatto prima, nei telefilm che si vedono adesso sembra immediata la cosa, è davvero così veloce l'identificazione di una persona tramite le impronte oppure è un po' più macchinosa? Ma diciamo, espletate le procedure preliminari che prevedono la presenza fisica della persona e l'acquisizione con questa interfaccia che è un computer e questo macchinario che è chiamato VisaScan, noi acquisiamo quelle che sono le impronte di tipo digitale e palmare, non plantare ovviamente, digitale e palmare, che ci permettono di inviare a una banca centrale di dati quelle che sono le peculiarità dell'impronta, che non sto qua a spiegare perché dovremmo parlare a 2 ore. E niente, la risposta, noi ci interfacciamo, dicevo, con questa banca centrale, quindi la fase successiva è quella di avere una risposta. Se la persona da identificare è già censita presso di noi, la risposta è immediata, la mezz'oretta o anche meno. Se la persona non è censita, invece acquisisce le impronte e rimarranno per la futura memoria, nell'eventualità magari che ci sia una successiva identificazione o come necessità in ogni caso. Certo. Questo ovviamente diventa particolarmente importante nel momento in cui non ci sono i documenti della persona oppure si hanno dei dubbi sulla realtà dei documenti. L'identificazione della persona e l'utilizzo di questa macchina non è prettamente specifica per quello che è l'identificazione. Sì, a noi occorre quello, però le motivazioni che ci inducono all'utilizzo di questa macchina non sono soltanto queste. Ci sono l'articolo 4 del TULPS, l'identificazione per necessità di pubblica sicurezza, per motivi di polizia giudiziaria, e quello che è più importante, che caratterizza i nostri tempi purtroppo, è l'identificazione delle persone extracomunitarie che ci arrivano anche tramite i flussi migratori, quindi noi siamo molto molto impegnati per questo tipo di attività. Quindi identificazione sì, ma anche un censimento di queste persone e un inserimento ovviamente in banca dati, perché una persona che magari si allontana dal nostro territorio dove noi abbiamo fatto questo tipo di attività potrebbe essere anche risottoposta a identificazione presso un'altra questura, nella fattispecie ipoteticamente Milano Expo identifica, già c'è il precedente nostro che ha fornito delle generalità e nella fattispecie potrebbero essere positive o negative, quindi il nostro lavoro è questo. Un attrezzo fondamentale per ogni agente di polizia scientifica è la famosa valigetta che contiene il kit. Che c'è nel kit? Allora, noi abbiamo un kit che è contenuto nella valigetta della criminalistica, quella che adesso l'ispettore sta aprendo. Il kit della criminalistica ha una polivalenza, abbiamo tutto l'occorrente che ci permette sul campo in tempo immediato, laddove veniamo richiesti, che può essere magari un sopralluogo per un furto, un sopralluogo per un rinvenimento di un cadavere o qualsiasi altro tipo di attività che richiede la nostra presenza sul posto, abbiamo un po' di tutto, dai DPI, i dispositivi di protezione individuale che ci permettono di acquisire nel modo ottimale. Riuscendo a non contaminare per quello che può riguardare l'acquisizione di DNA o comunque delle sostanze di tipo biologico che non sto qua ad elencare. La criminalistica infatti contiene tutto il materiale necessario, adesso magari la inquadra, anche per la numerazione, per mente locale, per la numerazione delle repertazioni che facciamo, dei punti cardine, dei punti chiavi che possono far parte dell'attività
nostra sul campo per stabilire i punti salienti di quello che può essere un contesto di un sopralluogo, nella fattispecie il sopralluogo. Questo è un lavoro che chiaramente deve essere fatto con molta calma, con molta precisione e che richiede, immagino, tantissimo tempo. L'attività di polizia scientifica si sa quando si inizia sul posto, non si sa quando termina. Ovviamente la pazienza è uno dei pilastri cardine del nostro tipo di attività e soprattutto l'attenzione continua a non commettere, a commettere meno errori possibili, infatti specie errori zero è la nostra regola. La politica generale, errori zero. Però siamo umani anche noi, però nella fattispecie abbiamo dei modus operandi, dei protocolli che ci permettono bene o male, con degli schemi mentali che abbiamo prefissato e che ci vengono imposti dall'attività che del 1902-1904 si protrae, a standardizzare le operazioni di sopralluogo. Quindi il controllo generale visivo e specificare quelli che sono i punti cardine del fatto che siamo tenuti a documentare e quindi operare di conseguenza con delle regole ben specifiche. La valigetta a fianco, che adesso è chiusa, che andiamo ad aprire, contiene il necessario per l'esaltazione di quelle che sono i frammenti di impronte di tipo latenti, e per impronte posso intendere sia di tipo digitale, palmare e anche plantare. La peculiarità dell'impronta digitale è l'esaltazione che noi andiamo a fare, perché può essere effettuata in modi diversi, attraverso dei metodi fisici. Nella fattispecie abbiamo determinate tipologie di polveri esaltatrici dell'impronta che vengono utilizzate più comunemente sul nostro sopralluogo. Abbiamo dei mezzi ottici che praticamente con illuminazioni particolari esaltano l'impronta che poi noi tecnicamente andremo ad acquisire, e dei mezzi chimici che permettono di esaltare l'impronta attraverso dei legami con sostanze conosciute, aminoacidi, gruppo emo, emoglobina, queste cose qua. Noi prettamente sul campo utilizziamo queste qua, che sono le polveri esaltatrici, che vengono utilizzate, diciamo, in maniera diversa, a differenza del substrato che noi dobbiamo analizzare. Una superficie chiara ci sarà una polvere saltatrice scura e viceversa. Ovviamente rispetto ai ragazzi che tra poco arriveranno qui per vedere un po' quello che voi avete da mostrare, c'è da dirgli che un requisito fondamentale quindi deve essere la pazienza. Per chiunque voglia avvicinarsi a questo particolare ambito della polizia bisogna coltivare già da piccoli la pazienza. Sì, è uno dei requisiti principali, perché nella scena del crimine, diciamo, se uno non ha pazienza rischi un attimino di andare un po' in pallone, diciamo, come diciamo nel gergo nostro. Però siamo personale specializzato e dobbiamo fare anche i conti con noi stessi, nel senso, laddove uno ritiene che c'è troppo, ti calmi un attimo e segui. E si ricomincia da capo. Ai ragazzi quindi cosa diciamo? Pazienza e attenzione ai dettagli. Ci sono altre cose particolari? Ma l'attenzione ai dettagli è la cosa più importante nella nostra attività, perché si compone di dettagli. Anche la stessa impronta, l'impronta digitale, ha delle caratteristiche che sono sue. La classificabilità, perché ogni impronta è a sé, la variabilità perché perché è possibile attraverso delle peculiarità classificarla. La variabilità perché nel tempo non varia, e soprattutto l'inalterabilità. Quindi piccoli particolari presi sul campo, col lavoro dopo che viene fatto attraverso i nostri gabinetti, il gabinetto centrale, il servizio centrale di polizia scientifica, il particolare fa la differenza. Soprattutto oggi, con l'istituzione della banca dati anche del DNA, e lì saremo costretti, no, ci stiamo adeguando a metterci al passo con altri paesi. Noi abbiamo un'ottima tecnologia,
ottimi dirigenti che sono sensibili a questa tematica e soprattutto la buona volontà nostra come operatori sul campo.